Cari quadristi, ed eccoci di nuovo, come promesso, siamo in chiusura del Segway Ninebot S2 modello 2016. Praticamente il modello 2016 Segway Ninebot 1 S2. Allora, come vedete, questo è lo spazio per la seconda batteria, l'altra di sotto. Vedete dei connettori, adesso lo stiamo per chiudere. Allora, questa è la primaria, ok? Ci sono due cose alle quali dovete stare attenti: uno, queste viti, queste brugole del 3,2. Dovete mettere il freno a filetti. Se non gli mettete il freno a filetti, queste può darsi che si svitino. Tutte le guarnizioni di tenuta stagna, potete vedere, ovviamente di serie, manca un po' cazzo che ce la mettono. Voi armatevi di grasso, pennellino e tac 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 tac, le passate così, sia sopra che sotto. Sotto le abbiamo già passate, e così avrete una tenuta stagna, soprattutto magari riaprendolo tra 3 anni non si romperà la guarnizione, che non resterà attaccata ai vari coperchi. Quindi queste sono le cose importanti. Ricordatevi queste 4 viti di tenuta di fissaggio della scocca, scusatemi, della protezione di plastica delle carene alla scocca. Dovete metterci il freno a filetti, avvitarle, non chiudetela a morte, anche perché non è che siano ste grandi bulloni, quindi serve a niente, poi vanno in battuta di plastica, non ha senso chiuderlo. A questo punto lo chiudete. Ricordatevi, quando lo andrete a tirare, vedete, queste viti fissano la scocca sotto, che due viti laterali, cioè una di qua e una dall'altra parte paritetica di là, tendono a non tirare due scocche. Quindi prima le attaccate alle scocche, poi andrete a mettere e a fissare la bordatura esterna che darà la copertura ai LED. A questo punto, dopo che avete bloccato il tutto, andrete a riposizionare le pedane, magari con un filino di carta vetrata, vi facciamo vedere, andate a limare e a sistemare quelle che sono state le legnate che il vostro prodotto avrà preso, o per essere più sinceri, le legnate che voi avete fatto prendere al vostro prodotto, per poi renderlo lucente come se fosse nuovo. Possiamo consigliare questo Clean Polish Pon, che viene utilizzato per riportare brillantezza e togliere i graffi ai cruscotti e alle visiere dei caschi. Lo utilizzate qua, il prodotto torna uno spettacolo. Quindi, signori, un grande salutone. Come promesso, vi stiamo facendo vedere come si richiude l'S2. Buona serata dalla squadra corsequadisti.it, test verità, smontaggio, Segway Ninebot 1 modello S2. Buona giornata.